Eccoci ragazze e ragazzi, buonasera, andiamo avanti con un piccolo interattivo breve breve per darvi la buonanotte e non lasciarvi senza video anche oggi. Rimaniamo con la tematica affrontata negli ultimi giorni, il narcisismo, andiamo a vedere qual è il fantasma, il mostro, il rancore che il mio narcisista, la mia narcisista, ecco, nasconde nelle sue, tra le sue ombre, quelle ombre scure che vivono nel buio del suo cuore più che della sua mente. E beh, ognuno di voi avrà modo poi di confrontare con il proprio vissuto ciò che viene fuori da questa piccola stesura. Quindi non vi annoio, però vi do così la mia buonanotte. Allora, le carte in realtà le avevo già precedentemente mescolate, però un colpettino così, tanto per sfatare ogni dubbio. 5 carte per variante e poi tutti a Nanna. Non ti ho fatto mancare niente, ti ho dato tutto quello che volevi, ti ho dato le cose migliori. Ah, i miei regali erano quelli giusti, i più azzeccati. Ti ho trattato come un principe, come una principessa. E tu mi ripaghi così? Ti ho dato solo che felicità e gioia. Ti ho fatto fare tutto quello che vuoi e mi sono stancato poi, ci mancherebbe. Non mi andava più di assecondare le tue sciocche richieste. Ah. Mi dici che non mi hai mai chiesto nulla, che sono io che semplicemente ho fatto le cose e tu, stupita, innamorata, le hai accettate. E beh, potevi farle anche tu a un certo punto. Cioè, non è che se uno è gentile lo deve essere per tutta la vita. Ah, non avevi capito che mi stavo sforzando? Pensavi io fossi così? E beh, certo. Come no? Tutto il giorno a farti sorridere, tutto il giorno a portarti in giro, tutto il giorno a trattarti bene. Tutto il giorno così, a dirigere la mia attenzione sulla tua persona, ma cosa credi di essere così diversa, così speciale? Dovresti essere contenta in realtà, perché ti stavo trattando meglio di come meriti probabilmente, ma tu questa cosa non l'hai capita. Quindi poi, quando ho iniziato a comportarmi normalmente, hai dovuto cominciare a lamentarti. Ah, non sei più lo stesso. Ah, non ti comporti più come prima. Ah, adesso mi fai pesare tutto. Per un piccolo gesto che fai, mi chiedi indietro quasi di versare una quota, la mia quota, l'affitto. Sì, ecco, mi chiedi indietro l'affitto per la tua persona, per il tuo tempo. Sì, ecco cosa mi hai detto. Mi hai detto che ti ho rinfacciato che il mio tempo è denaro. Beh, è vero, il mio tempo ha un grande valore. Guarda che io sto benissimo con me stesso, eh. Se ti ho cercata è solo perché mi volevo dare una possibilità. Certo, mi hai colpito più di altri, più di altri. Ma no, è stato un fallimento. Ma ho sbagliato io. Avrei dovuto non iniziare questa storia. D'altronde, nella mia solitudine sto tanto bene. Quindi adesso, non so, forse ti degnerò ancora un po' della mia attenzione. D'altronde, non dobbiamo mica chiudere per forza. Certo, le cose sono diverse, sono cambiate, io adesso sto molto meglio. Quindi, beh, sì, credo che ti chiamerò ogni tanto. Ci possiamo vedere. Tu cerca di sopravvivere, tanto ce la farai, sei una persona forte. Ah, non ti manco? Beh, guarda, io direi di non fare affermazioni del genere. Tanto lo so che lo dici per farmi arrabbiare, per farmi rimanere male. Se sei qui a parlare con me, evidentemente ti manco già da adesso. Ah, io non ti mancavo prima, hai voluto darmi tu una possibilità. Beh, certo, come no. Vabbè, ma le donne arrabbiate fanno così. Tu sei così, sei lunatica, magari oggi è anche il ciclo. Ti gira male. Ti perdono, non ti preoccupare, d'altronde ti considero una mia cara amica, un mio caro amico. Io non mi lascio avvicinare da tutti e se ti ho scelto forse qualcosa di buono in te c'era. Ma non è colpa tua, non è colpa mia, ci mancherebbe. Abbiamo provato. Beh, però io devo adesso recuperare la mia indipendenza, la mia serenità. Non posso vivere con questo patema d'animo, di non poter sapere cosa fai, di non poterti controllare. D'altronde, no, sì, dovremmo stare sempre insieme, ma io non ne ho voglia. Quindi, perdonami, so che saprei farlo, non ho voluto ferirti, d'altronde i rapporti sono fatti a due, probabilmente non ti ho ferito io, ma sei tu che ti sei così
attaccata talmente tanto su di me che poi lo sapevi che sono spigoloso. Quindi poi avresti potuto da te evitare questa sofferenza. L'amore, amore, l'amore, le cose cambiano. Cosa vuoi, bambina? Le cose cambiano. Sì, forse c'erano sentimenti. Adesso non posso fingere. Non posso fingere un qualcosa che non sento. È stato bello, eh? È stato breve, però è stato intenso. Guarda, veramente bello, lo ricorderò, io conserverò tutto. I messaggi, le foto. Anzi, forse un domani ne rideremo insieme. Forse un domani ne rideremo di nuovo insieme. Perché io non scompaio, sappilo. Io sto recuperando la mia libertà. Lo so. Tu credi che io stia andando via, eh? No, baby. No, non ho già usato tutte le frecce della mia faretra. Stai attenta quando ti volti, sai com'è? Lanciare un coltello. A me piace fare un po' così, sai, il lanciatore di coltelli. Però non è colpa mia se poi tu ti muovi. Io avevo mirato bene, io non volevo farti del male. Quella spada nella schiena. L'errore è stato tuo. Dovevi stare ferma. Caspita, fanciulle, queste letture con i narcisisti le trovo alquanto inquietanti. Ora io non so se voi saprete contestualizzare, questa è finita proprio bruttarella, però magari aderente alla realtà. Qualcuno che mi ha ferito talmente tanto, quasi a dargli una coltellata e una pugnalata alle spalle. Ma vediamo Ruga cosa ci porta. Qual è il fantasma, il mostro, il brutto alter ego di questo cattivo, cattivo, cattivo indifeso narcisista? Sì, lo so, non passo inosservato. Me l'hanno detto in tanti, in tante. Sì, lo so, anche al lavoro. Beh, cosa vuoi? Io faccio tutta la perfezione. Cosa credi? Non c'è parola che io dica, tanto per dire. Non c'è gesto che io compia, tanto per compiere. A casa mia tutto in ordine, tutto perfettamente organizzato, dai colori alle forme, ognuno al suo. Ah sì, è vero, in fondo in casa mia non è che passano molte persone. Però sai cos'è? La mia intimità. È meglio vederci fuori. Mangiamo una pizza, dai, ti chiamo io. Ah, non ti ho chiamato? Scusami, ma io non uso tanto i social. Ah, ma ero online? No, ma dai, sicuramente queste applicazioni non sono veritiere. Magari avevo premuto un pulsante, tu hai visto che ero online. No, no, ma io ho tante cose da fare, ma secondo te sono online e non ti rispondo. Ah, ma mi avevi anche scritto e ho visualizzato. Non lo so, forse avrà preso mio nipote il cellulare. Eh sì, io non ho segreti, lascio che le mie cose possano essere toccate da tutti. Ah, non ti ho mai fatto vedere quella foto che mi era arrivata. Vabbè, ma io l'ho fatto per te, avresti frainteso. Guarda, ti saresti ingelosita per nulla. Cosa vuoi? Te l'ho detto, sono una persona ricercata, nonostante io sia poi così schiva, schivo. Io non frequento molto. Sì, vabbè, con te ci siamo sentiti tutti i giorni. Un sacco di foto all'inizio, hai ragione, ma io volevo che tu mi conoscessi, proprio perché adesso ti stai lamentando di me. Prevedibile, prevedibile, perché sai, le persone impegnative non sempre riscuotono la fortuna che meritano. Io sono tanto impegnativo, nonché impegnato. Quindi io all'inizio ho voluto darti un pochino l'immagine di me a 360 gradi. Ho detto se non si stanca subito, può darsi che può reggere questo mio ritmo. Ah, poi si è fatto il deserto intorno, centrato solo su di me, ma non sono centrato su di me, sono solo responsabile. Cosa vuoi che ti dica? Tutti dovremmo essere responsabili di noi stessi. Si chiama amor proprio. D'altronde, come puoi amare gli altri se non ami te? Ah, è vero, tu sei quella che ama tutti, anche la natura. Tu sei quella. Sì, perdonami. Lo so, ma io sono cinico. Me l'hai detto tu. Troppo razionale, troppo strutturato. Penso sempre a ciò che posso guadagnare, ai vantaggi che posso avere. Guardo un orizzonte in cui non includo nessuno. Ah, sono egoista. Ma guarda quella indipendenza, sinceramente. Non mi apro? Come non mi apro? Ti ho detto tutto di me, sapevi tutto di me.
Anzi, non te ne sei accorta, perdonami, perché? Perché non ti lasciavo parlare, se non a domanda. E vabbè, ma io volevo solo così. Volevo legare, ti ho fatto quelle domande, ma non per curiosità, ci mancherebbe, ma perché penso che sia giusto dare un po' di spazio anche a chi magari non ne ha mai avuto. E ti ho visto così piccola, indifesa, così dolce, mi hai fatto tenerezza quando ti ho avvicinata. Eh sì, però bisogna crescere, amore mio. Quindi, cosa ti devo dire? Ti ho supportato, ma non mi puoi chiedere di supportare. Io sono qui, sto andando avanti per la mia strada. Seguimi se riesci. Io non te lo impongo, ci mancherebbe. Guarda, io per te ci sarò sempre. Sì, magari non ti risponderò subito, ma sai, devo dare, 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 dare a tante persone. Ma ci sarò sempre, non ti preoccupare, io non scompaio. No, no, magari passa un po' di tempo, ma io torno. Sì. Torno e dai, facciamo così. La prossima volta ti chiederò qualcosa, va bene? Così non ti sentirai indebito con me. Così potrà essere anche tu utile. Che ne dici? Guarda, me lo segno sull'agenda. Adesso però scusami perché ho tanto da fare. No, non vorrei chiudere, guarda, non ti vorrei lasciare così. Però vedi, il dovere mi chiama. Devo tornare al lavoro, sai com'è. Mi stanno già aspettando. Però grazie, grazie di questa tua telefonata. Non mancherò. Non ti mancherò. Ah, ti mancherò, no, tranquilla. Si fa l'abitudine. Ok. Questa sera mi sa che non ci andiamo a dormire. Secondo me questo interattivo ci farà un po' inquietare. Terminiamo con blu, va. Chissà, chissà. Allora, ragazze, fanciulle e fanciulli, qui abbiamo già una carta. Se queste folli affermazioni vi ricordano effettivamente il dire di qualcuno che avete conosciuto, solo così per statistica, per curiosità, lasciate un commento se vi fa piacere e vediamo in quante ci siamo trovate in questa situazione e in quanti. Qual è il mostro di questo terzo narcisista? Non te lo aspettavi, eh? Sì, lo so, sono un tipo coreografico. Io non ho paura di nulla. Due fuochi d'artificio al tuo compleanno, ma io ti porto nel migliore dei ristoranti, quelli, sai, a 5 stelle, che tu non hai sicuramente visto mai, ma non perché tu non te lo possa permettere, che in questi ristoranti si va solo quando si ha un'occasione importante. E tu sei uno splendore, ragazza. Tu, ragazzo, sei meraviglioso, guarda. Sei proprio la cosa più bella che io abbia mai visto. Mi hai dato una grande gioia. Io prima di te no, ma erano anni che non frequentavo nessuno. Figuriamoci farlo entrare dentro casa, uscirci insieme, ma che fatica, non l'avrei mai fatto. E no, invece tu hai riacceso in me la speranza. Che peccato che sia andata a finire male. Guarda, ci avevo creduto tanto, però non ti preoccupare. Forse un domani, dai, forse ci risentiremo, cambieranno le cose, tutto si modifica con il tempo, magari non avrai più i tuoi problemi, e magari anche io avrò più tempo libero, dai, diciamocelo, ho creduto di poter coniugare il mio tempo con il tuo, però poi alla fine, vedi, la mia vita, alla mia età, con i miei impegni, tu hai i tuoi ritmi diversi, no. Più di questo non lo possiamo fare, non è colpa di nessuno, guarda, sei una bellissima persona, l'ho visto che sei stata sincera fin dall'inizio, sei stato sincero, abbiamo investito tutte e due, chi in un modo, chi in un altro, abbiamo investito in questa storia, magari l'abbiamo vista con potenzialità maggiori di quelle che effettivamente aveva, e sono stati periodi molto belli, non li dimenticherò e soprattutto, guarda, te lo dico, mai avrei pensato di rimettermi in gioco. Cioè, se sei riuscita a risvegliare in me un tale desiderio, sappi che devi essere proprio una persona meravigliosa. Io sono molto selettiva, sono molto selettivo, quindi non ti avrei notata. E poi, se ti ho notato tempo fa,
E mi sei rimasta nel cuore, qualcosa vorrà dire, no? Non credi? Anche perché, scusami, potrei mai fare una cosa tanto per così sfidarti, giocare, prenderti in giro? Ma no, non può essere. Queste cose che mi dici, queste accuse che mi fai sono solamente di un'anima ferita, lo posso capire. Lo posso capire perché effettivamente, guarda, se solo tu non mi avessi portato. Perché guarda, ci hanno messo veramente di tempo per arrivare al limite. Se tu non mi avessi fatto sentire come mi hai fatto sentire, non chiedermi ora di starti a spiegare. Cioè, capiscilo da te, cioè alla fine c'eri anche tu o non c'eri, non lo so. Io era da tempo che te lo volevo dire. No, non si può andare avanti così. Ah, vorresti una spiegazione? Non si può andare avanti così. Così come? Così. È evidente che non si può andare avanti così. Cioè, io dovrei andare avanti. Dai, che già è durata troppo, diciamocelo. Mai avrei pensato. Primo appuntamento, ci fosse il secondo, ma mai avrei pensato. Ah, tu sì. Questo è il bello dell'essere persone differenti. Vedi tu com'è il mondo. Pensiamo di provare la stessa cosa e poi due punti di vista estremi, completamente opposti. Così nascono i fraintendimenti, ma che bello però parlare, vedi? Ci stiamo proprio chiarendo. Non fare quella faccia, dai, che alla fine quello che c'è stato rimane a te, rimane a me. È un trofeo, non lo guardare con quella tristezza. Mi fa tenerezza, la lacrimuccia. Ti prego, dai, non piangere, a che serve? Sei proprio una persona carina. Quanto sei delicata. Quanto sei sincera. Hai sempre detto la verità. Non piangere, dai. Dai, che vedrai che passa. Dai, che le cose che non uccidono alla fine ci rendono più forti. Io non ti sto assolutamente allontanando. Sono le nostre strade che hanno preso due direzioni diverse. Cosa? Che tu hai rinunciato alla tua per seguirmi? No, guarda, in realtà la mia strada non prevede due pellegrini contemporaneamente, forse è sbagliato. Ah, eri tu? Ho capito, perdonami. Ah, ecco perché ho accelerato. Non ti avevo riconosciuta. No, guarda, io non ce l'ho con te. Però dai, è finita. Accettalo. Bene, per me sono tre varianti, tutte e tre brutte, tutte e tre non contestualizzabili e per me non comprensibili. Il video ve lo consegno così com'è. Quando ci sono dei video che mi lasciano un po' perplessa, a volte penso di cestinarli. Ma chi sono d'altronde io, che non conosco la vostra vita, fatemi sapere, un bacio.